Ehi là, sono Matteo Bortolotti, sono uno scrittore e lo sei anche tu. Da quando sono stato morso da una tastiera radioattiva, uso il superpotere della scrittura per aiutare gli altri a comunicare meglio tra loro e con loro stessi. Con questo primo video ti porterai a casa la consapevolezza che scrivere è una cosa molto, molto più pratica di quanto ti abbiano cercato di convincere a scuola, all'università o persino nell'ultimo corso di scrittura creativa al quale hai partecipato. Scrivere è un set di abilità che ci permette di raccogliere, riordinare, riflettere, ricordare e realizzare cose nuove. Queste sono le 5 R di quella che io chiamo scrittura pratica. Ne parlo tutte le settimane nella mia newsletter Il blocco dello scrittore e ne parlerò anche qui, perché scrivere è condividere. Comincio parlando di me, perché nessuno di noi è in grado di raccontare qualcosa che non conosce. È una delle regole di base della scrittura. Si racconta solo ciò che si conosce. Quindi parto da qui, dai miei 22 anni nel mondo della scrittura, sperando che qualcosa delle mie esperienze ti possa aiutare. Scrivere non serve a niente, mi dicevano quando avevo 16 anni e volevo diventare un romanziere, uno sceneggiatore, magari un giorno vedere uno dei miei film in televisione o al cinema. Vuoi fare il poeta? Mi dicevano. Hai sempre la testa fra le nuvole. E guardateci ora, siamo tutti con la testa nella nuvola, quella del cloud. Il principale mezzo con il quale dialoghiamo e comunichiamo è proprio la parola scritta. Pensate alle mail, ai commenti sui social, ai DM dei vari programmi per chattare come WhatsApp, Telegram, Discord e Messenger e via discorrendo. Litighiamo, ci scanniamo, scriviamo cose che non capiamo e dobbiamo metterci un po' per decodificarle. Ci arrabbiamo perché non veniamo compresi e dall'altro lato però non siamo sicuri se stiamo leggendo bene le intenzioni degli altri e le loro emozioni attraverso le parole che vengono usate. Insomma, siamo tutti scrittori e lettori, anche se magari non leggiamo regolarmente come vorremmo romanzi di fiction e non stiamo scrivendo per vincere il premio Nobel per la letteratura. E proprio perché siamo scrittori e lettori possiamo migliorare, perché è questo uno dei superpoteri della scrittura. Scrivere ci aiuta a scrivere meglio e a leggere meglio. E questo miglioramento non riguarda solamente la scrittura e la lettura, ma in generale noi. Impariamo cose nuove scrivendo. E non solo, impariamo a pensare meglio perché non pensiamo più solamente con il nostro cervello. Ne parleremo in un altro video. Non ho mai voluto fare il poeta, te lo confesso, ma ho sempre pensato che scrivere fosse il modo più ecologico ed economico di costruire la mia versione del mondo e di confrontarla con gli altri. Mi hanno pagato per il primo racconto pubblicato a 18 anni e, incoraggiato dagli scrittori che già pubblicavano, ho scoperto che scrivere non era solo una questione di grammatica, di buon italiano, di ispirazione o di talento naturale. No, scrivere era un universo da esplorare. Scrivere è sempre stata un'urgenza, un'invenzione che gli uomini delle caverne avevano avuto per raccontare agli altri la caccia, la natura, il cielo, il fuoco. Il segno era diventato un modo per trasformare le idee nella loro testa in idee fuori di testa. Ed è lì, in quel momento, quando l'essere umano ha cominciato a pensare fuori di testa, che le cose hanno preso un altro ritmo. Dal segno sono nati i pittogrammi, dai pittogrammi i caratteri cuneiformi. E grazie a questi è nata la storia. L'uomo ha cominciato a scrivere quello che gli succedeva, ha potuto trasmettere al futuro il modo in cui aveva affrontato determinate sfide. Grazie alla cronistoria dei nostri errori e delle nostre vittorie abbiamo potuto migliorare e imparare nel tempo. Ora che scriviamo tutti, ora che tutti possiamo mostrare la parete della nostra caverna dove abbiamo lasciato il nostro segno, e possiamo confrontarci su come cacciamo, fra virgolette, su come vediamo la natura, su come accendiamo il fuoco o osserviamo il cielo. È adesso che abbiamo una possibilità in più. Possiamo imparare l'uno dall'altro. Imparare tutto quello che la scrittura ci permette di fare, anche se crediamo di non essere in grado, anche se ci hanno detto che non siamo bravi o che non diventeremo mai dei premi Nobel. La scrittura non serve a questo. La scrittura non serve necessariamente a scrivere romanzi o film o poesie. La scrittura serve principalmente per questo, per aiutarci a pensare fuori di testa. Te lo dimostro subito. Occhio alla penna. Prendine una. Prendi anche della carta o, se preferisci, apri il tuo word processor e scrivi per 3 minuti tutto quello che ti passa per la testa. L'unica cosa che devi fare è semplicemente ascoltare i tuoi pensieri e trascriverli sulla carta per 3 minuti senza mai staccare la penna dal foglio. Non posarla, non fermarti,
Non ti preoccupare se i tuoi pensieri vanno più veloci della tua mano. È normale, rallenteranno loro e questo ti aiuterà a calmarli. 3 minuti a partire da quando finirà questo video. È la dimostrazione che il blocco dello scrittore non esiste, a parte la mia newsletter, alla quale ti puoi iscrivere sul sito scritto.re, ma non adesso. Quello che puoi fare adesso è mettere un mi piace a questo video, iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche in modo da essere sempre aggiornato quando usciranno nuovi video come quelli che inserirò qua quando saranno pronti. Io chiamo l'esercizio che abbiamo visto in questo video il dettato mentale. Ci torneremo sopra quando parleremo dell'interprete che abbiamo nella nostra testa, spoiler alert. Ma se nel frattempo ti va di praticarlo insieme a noi, puoi sempre partecipare a uno degli allenamenti di cardio writing settimanali che tengo online su Google Meet. Tutte le informazioni le trovi sul sito. Per oggi è tutto. Grazie per il tempo che mi hai dedicato. Ci vediamo nel prossimo video, qui. Ti aspetto tra le righe.